odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che tali audizioni avvengono ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, secondo cui è consentita l'audizione informale dei soggetti designati, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti. L'ordine del giorno reca l'audizione informale del signor Ennio Vigne nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Gli cedo quindi la parola per lo svolgimento della relazione. La ringrazio Presidente, saluto e ringrazio tutti i membri della Commissione e i deputati presenti. Per me è un onore essere qui per poter illustrare un attimo la mia persona e quelle che sono le idee per la gestione del parco. La mia formazione è soprattutto quella di amministratore e ho avuto la fortuna in questi 25 anni di parco di poterli vivere interamente nella comunità del parco nel ruolo di o sindaco o presidente di comunità montana, quindi pur non avendo partecipato agli organi del parco ho avuto modo di vederne dalla nascita la sua evoluzione fino alla situazione attuale. Dal 7 di giugno io sono stato nominato anche commissario straordinario dell'ente parco, c'era stata questa particolarità che l'ente parco è rimasto per qualche mese senza presidente, senza consiglio direttivo e senza direttore, quindi in un mese e mezzo abbiamo già acquisito una operatività e stiamo, per esempio domani, presenteremo le schede relative al finanziamento relativo al carbon tax che è stato assegnato ai parchi nazionali italiani per un importo anche rilevante, con una tempistica anche breve per quanto riguarda la predisposizione delle schede progettuali. Ecco, il mio approccio è soprattutto dal punto di vista amministrativo. Io ho intenzione di rimettere il parco al centro di quello che è il tema della politica bellunese e regionale veneta, anche perché nel nostro territorio, non nel territorio del parco, ma in sua aderenza, noi avremo nel 2021 i mondiali di Cortina e nel 2026 avremo le Olimpiadi e quindi questa è un'occasione perché anche l'immagine del parco possa avere un ruolo importante e siamo già partiti all'interno del rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile, abbiamo già costituito un tavolo che sia un tavolo prettamente più politico in cui siede la Fondazione Dolomiti UNESCO, siede la nostra DMO, siedono i nostri galli, i nostri consorti turistici, e io credo molto che il parco, oltre all'aspetto della tutela, e noi su questo abbiamo anche dei funzionari, un comitato scientifico di elevata qualità, possa svolgere un ruolo importante nel territorio. Su questo, il fatto di aver fatto l'amministratore, di essere ancora presidente dell'UNCEM regionale e quindi di avere i rapporti con gli enti montani del territorio, secondo me permetterà di fare squadra e quindi in maniera ancora più forte portare avanti il tema del parco. Mi fermerei qui, non so se c'è qualche... Ci sono richieste di intervento, prego. Sì, grazie Presidente, ringrazio anche il candidato. Io sono veneta, sono Sara Cugnal, provengo dalla provincia di Vicenza, ma sono anche una grande amante della nostra montagna, quindi conosco anche abbastanza bene, in quanto tra le altre cose ho anche un'attività rurale proprio sul massiccio del Grappa. Volevo capire innanzitutto quali sono le linee programmatiche della sua presidenza in merito a determinate tematiche che sappiamo essere molto molto emergenti in questo momento. Parlo ad esempio della mitigazione della presenza e quindi della convivenza con i grandi carnivori, piuttosto che della riforestazione e deforestazione a seguito della tempesta Vaia. E quindi anche quale sia la sua intenzione, perché lei l'ha appena accennato, per quanto riguarda la collaborazione, quindi le varie consulenze che lei intende avere per quanto riguarda l'aspetto tecnico, perché lei è giustamente un bravo amministratore, ma vogliamo anche capire insomma di chi effettivamente lei si voglia avvalere. Sappiamo benissimo che ci sono delle validissime anche istituzioni formative, quindi universitarie, ma anche delle figure di pregio da noi, soprattutto per quanto riguarda appunto la biologia della conservazione. Quindi per me questo è un aspetto molto molto importante, proprio per ridefinire concretamente le linee programmatiche su queste due tematiche in particolare. Grazie. Se ci sono altri interventi, in caso... Ok, nessun altro intervento? Ringrazio l'onorevole. Allora... Braga? Ecco, non ho toccato l'aspetto scientifico proprio perché io sono prettamente per l'aspetto gestionale e quindi per la parte amministrativa. L'importanza sarà quella intanto di identificare un direttore che possa avere sia una figura di carattere operativo e gestionale, ma che poi sappia colloquiare con il mondo scientifico.
L'altro aspetto che ho visto in questo breve periodo sono al parco, che il parco ha in essere tantissime collaborazioni di natura scientifica di assoluta eccellenza, che però non pubblicizza, che vengono conosciute solamente a livello del mondo scientifico. Quindi su questo aspetto abbiamo la fortuna di avere il professor Cesare Lajsen, che è un personaggio importantissimo e che siede all'interno del Comitato Scientifico di Dolomiti UNESCO, e da quel nucleo, intendo, saltiamo le proposte proprio di questo tavolo scientifico, che venga costituito, anche se non c'è formalmente previsto negli atti del parco, un comitato scientifico di supporto. Noi ne abbiamo uno per quanto riguarda il Museo Rossi, che è nella città di Belluno, con la collezione di erbari. La mia idea era quella di inserirne, anche seppur non formalmente, uno che possa affiancare, proprio dal punto di vista scientifico, quelle che sono le scelte poi amministrative dell'ente. Quindi su questo ci muoveremo, ma ci sono già collaborazioni con le università nei vari settori. Nel settore archeologico c'è appena stata una scoperta sulle buse, in vette feltrine, che probabilmente danno quell'insediamento come uno dei più importanti dell'intero arco alpino. Quindi anche su questo vedremo di pubblicizzarlo. Per esempio sulle specie arboree è stato appena scoperto una verifica da un'università della Slovenia, che alcune specie che non erano state ben classificate all'interno del parco, in realtà sono specie che possiamo definire nuove all'interno del parco, che arricchiscono quindi la presenza di specie vegetali. Per quanto riguarda invece la convivenza con gli animali carnivori, io sono dell'idea che il parco deve essere vissuto, bisogna trovare il giusto equilibrio per quanto riguarda la convivenza delle specie e il fatto della presenza umana. Il nostro territorio da oltre un secolo non aveva avuto la presenza né dell'orso né del lupo. Oggi siamo in una fase in cui nell'arco di 2 anni i lupi sono tornati in maniera massiccia. Scorsa settimana un maschio si è aggirato per i paesi del fondovalle, è assolutamente in fase di ispezione del territorio. Lo adoreremo, da un lato è già cominciata un'attività e il parco è entrato in un altro progetto Life Lupo, per riuscire a porre da un lato e gli strumenti tecnici. Noi abbiamo acquisito una serie di recinti da fornire a chi opera all'interno del parco per allontanare il lupo, e adesso all'interno di quella progettualità ci sono anche una serie di esperti che ci diranno come sia possibile gestire questo doppio aspetto, la tutela ma anche il fatto che il territorio debba essere vissuto, e soprattutto anche la grande fascia pre-parco che da noi interessa tantissimo territorio. Ecco, non so se sono stato abbastanza chiaro. Braga? No. Io ringrazio la Presidente e ringrazio i signori deputati. Grazie. Presidente, grazie. La verremo a trovare. L'aspetto volentieri. Formale del dottor Pasquale Pazienza nell'ambito della proposta di nomina presidente dell'ente Parco Nazionale del Gargano. Gli cedo quindi la parola per lo svolgimento di una breve relazione. Prego. Sì, grazie. Intanto buon pomeriggio a tutti. Ringrazio per questo invito ad essere audito ed è chiaramente mio piacere. Ritengo probabilmente in questa sede, se non ci sono domande specifiche, particolari, come dire, un po' esprimere quella che può essere una
vision di primo intervento operativo nell'area del parco. Diciamo, conoscendo le dinamiche locali, credo che un primo aspetto debba essere destinato a focalizzarsi su quella che è la creazione o la rigenerazione di un'identità delle comunità del parco nell'area del parco. Questo per creare una migliore sintonia tra le popolazioni locali, le comunità locali. Ricordo che sono 18 comuni quelli che compongono l'area del parco e tutto ciò che il parco rappresenta, ovvero le sue valenze ambientali e culturali. Questo perché? Perché almeno in base al background che mi caratterizza come economista ambientale, io vivo la consapevolezza che quando, diciamo, si rompe un equilibrio tra comunità locali e l'ambiente, o meglio le risorse ambientali, partono dei conflitti dai quali chi ne fa le spese in effetti è l'ambiente naturale che vive, che esiste nel territorio locale. È chiaro che a questo si giungerà praticamente dopo aver organizzato una serie di tavoli di ascolto con gli stakeholders territoriali. C'è un tema anche che è quello, almeno per quanto mi è dato di comprendere ad oggi, non ancora nelle funzioni, è quello di recuperare una dimensione operativa basata sulla riflessione di un piano di sviluppo socio-economico del Gargano, documento che per quanto ne so è stato allestito alcuni anni or sono, ma non mi risulta che sia stato definitivamente adottato. E, altra operatività, questa per guardarla in una logica pluriennale da poter realizzare sul Gargano, è quella di, come dire, operare nell'area garganica per, se vogliamo, seguire quella indicazione terapeutica per contrastare i cambiamenti climatici. Si sa, ormai la scienza ci dice che il cambiamento climatico praticamente può essere contrastato attraverso i cosiddetti impacchi alla terra, e l'impacco alla terra è la forestazione, quindi la possibilità di operare su forestazione, afforestazione, riforestazione di area sicuramente va in quel senso, e io vivo la consapevolezza che quelle foreste già esistenti o le neocostituite, soggette, rese oggetto di un piano, di un attento piano di gestione forestale, potrà dare anche motivo alle comunità locali di andare a ricostruire una economia montana e forestale, in particolar modo nelle aree interne, che da lungo tempo manca sulle nostre montagne. Questo, diciamo, come una prima riflessione. Altro tema è anche l'accessibilità territoriale, cioè il Gargano comunque va reso più accessibile rispetto a quello che è oggi. È un'area molto vasta, parliamo di 200.000 persone che vivono in quell'area, in un'area di 1.800 km quadrati, quindi, come dire, immaginare e cominciare a progettare o a riprogettare dei modelli di mobilità sostenibile è sicuramente cosa buona e giusta per quell'area. Di iniziative, di input, di spunti potrei spenderne tanti, mi rendo conto che i tempi, mi è stato detto, non sono molto, molto ampi. Io, diciamo, come persona che verosimilmente recupererà questo testimone, questa responsabilità di gestione dell'area, io auspico nella possibilità di realizzare un grande gioco di squadra, in particolar modo accompagnato dai livelli istituzionali superiori. E se mi consentite una metafora calcistica, anche se a me il calcio non piace tanto, mi sento che dovrò operare come un mediano di spinta, ed è quella la figura e il ruolo che spero di poter esercitare al meglio, accompagnato dalle istituzioni centrali, nella serenità di un dialogo territoriale che mi vedrà uno degli attori locali tra le istituzioni, appunto, locali. Io non aggiungerei altro, io vi ringrazio per l'attenzione rispetto a questi input che ho così velocemente dato, vi ringrazio per la fiducia che eventualmente accorderete alla mia proposta, e resto in attesa di eventuali domande qualora ce ne fossero. Grazie. Vi sono colleghi che vogliono intervenire? Braga. Grazie, voglio ringraziare il dottor Pazienza per la sua presentazione e renderlo edotto, diciamo, del fatto che
Noi abbiamo a disposizione il suo curriculum, che è molto corposo e quindi anche molto articolato, solo da qualche decina di minuti, quindi non abbiamo potuto prima dell'audizione leggerlo in maniera approfondita. Diciamo la natura, comunque i riferimenti, anche letto veramente per sommi capi, danno conto sicuramente di una competenza, di una conoscenza della materia, in particolare nel campo economico-ambientale, significativa. Io le vorrei solo porre alcune questioni. La prima è se ho letto bene, ma davvero mi scusi perché l'ho scorso velocemente, le sue esperienze di carattere invece di collaborazione istituzionale hanno riguardato ambiti, diciamo, non ambientali, ma di collaborazione con enti e istituzioni pubbliche nel settore, ad esempio, della gestione delle case dell'Istituto Autonomo Case Popolari, se nell'ambito di queste esperienze istituzionali, oltre a quanto sta scritto, diciamo, su qualcuno che magari necessita di un maggiore dettaglio, ha avuto modo di occuparsi anche del territorio del Parco del Gargano. L'altra domanda invece riguarda più in prospettiva. Lei, diciamo, avrà chiaro qual è la situazione della dotazione degli strumenti del parco. Faceva accenno al piano socio-economico sul quale ho perso però il riferimento, cioè qual è lo stato dell'arte della pianificazione del Parco Nazionale del Gargano. E l'altra questione è, ovviamente lei, a differenza forse di altri candidati, può mettere a disposizione anche un background di conoscenze tecniche e scientifiche, non solo amministrative, ma come intende, diciamo, procedere, con che tempistiche, con quali modalità, ovviamente nel rispetto delle norme di legge vigenti, sulla scelta e l'individuazione della figura del direttore, cioè quale profilo ritenga che debba avere un direttore di un parco utile a sviluppare appunto le attività nelle linee che lei ci ha illustrato. Sì, grazie. Ci sono altri... Prego, Marai. No, io volevo fare i complimenti perché è un curriculum molto corposo che si addice appunto al ruolo che andrà a ricoprire, e leggevo appunto della relazione in merito al piano strategico regionale 2016-2025 a cui ha fatto anche riferimento prima, e credo che sia questo forse il punto di partenza. E chiedo appunto che sia illustrata anche in modo forse successivamente cartaceo il piano e la programmazione per i prossimi anni. Questo vale per il candidato e anche per gli altri che verranno, per quello che ha preceduto, cioè dovranno fornirci comunque almeno una base di lettura di quello che sarà il progetto futuro. Comunque complimenti, grazie. Prego. Sì, grazie. Allora mi riporto alla prima domanda, ovvero quella che mi veniva posta per chiedere se mi sono mai occupato istituzionalmente dell'area del parco prima d'ora. Diciamo che posso dire, insomma, in effetti ho una quota di attività di ricerca che è stata sviluppata in quel senso, che tra l'altro nel 2001-2002 è confluita in quello che era il piano di sviluppo socio-economico della comunità montana del Gargano. Quindi è stata in effetti la mia prima esperienza di analisi territoriale che mi ha avvicinato in termini di analisi a quell'area. Dal punto di vista istituzionale, come rilevabile dal mio curriculum, come dire, a me è capitato anche di svolgere un ruolo di componente di una giunta provinciale chiamato in quota tecnica. E rispetto a quel ruolo, avendo, come dire, anche partecipato all'azione del piano territoriale di coordinamento provinciale, lì c'è stata praticamente una sorta di longa mano istituzionale sull'area del parco, dal momento che quel documento guardava tutto il territorio provinciale, quindi incluso anche quello garganico. Se diciamo, quanto ho appena riferito è soddisfacente per rispondere alla domanda, passerei alla seconda, ovvero quali caratteristiche io vedrei in capo alla nomina di una direzione del parco. Credo che intanto, come dire, la scelta verrà fatta in ambienti
nell'ambito dell'ambiente ministeriale, quindi non credo che la mia persona, anche diciamo alla lettura della norma, non credo che la mia persona sarà coinvolta direttamente in questa scelta, però ecco, auspico di poter essere accompagnato in quel lavoro che mi riguarderà come presidente dell'area, da una persona che sicuramente ha esperienza nel settore e che quindi sappia accompagnare un'azione di policy, di indicazione di politiche, traducendo tutto quello che sarà il frutto e risultato di una riflessione che, torno a ripetere, verrà fuori da un confronto costante con il territorio in termini pratici, operativi, ovvero attuativi, che questa poi è la funzione di un direttore. Quindi la politica, la policy alla presidenza, l'attuazione alla direzione. Vado all'ulteriore domanda, e in effetti anche in questo caso si riaccendeva un riflettore sul tema della programmazione, dei piani di sviluppo. In effetti io vi dico che, al di là, per un atto di correttezza istituzionale, io non ho ancora avviato alcun tipo di contatto formale con gli uffici o con gli incaricati dei vari servizi, e quindi dovrò ancora farlo, entrerò nel merito pian pianino. Certo, condivido che l'esistenza e l'adozione dei documenti di programmazione siano praticamente alla base di ogni attività di governance utile, perché in assenza di questi piani credo che si viaggi senza bussola e tutto diventa casualità anziché programmazione. Perfetto, grazie. Ringrazio quindi nuovamente il dottor Pasquale Pazienza e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie mille. L'audizione informale del dottor Francesco Tarantini nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Cedo quindi la parola per lo svolgimento della relazione. Prego. Sì, grazie presidente. Buongiorno a tutti. Io sono già componente dal 2015 del direttivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, sono stato nominato dal precedente ministro e sono un consigliere con la delega alla biodiversità, quindi mi sono occupato delle questioni più prettamente ambientali del parco. Noi da ormai 4 anni stiamo lavorando su diversi temi. Il primo tema è quello del turismo sostenibile, stiamo valorizzando le piste ciclabili presenti nel parco, stiamo lavorando affinché il nostro parco, anche dal punto di vista orografico, visto che dal punto di vista orografico è ben predisposto, sia il parco più bike friendly d'Italia. Stiamo lavorando, abbiamo un problema che stiamo affrontando da diversi anni, che è diciamo quello dei cinghiali, e che stiamo affrontando con le catture e anche il sele controllo, e stiamo lavorando anche a valorizzare molto le aziende agropastorali presenti sul nostro territorio, visto che il Parco Nazionale dell'Alta Murgia è uno dei parchi rurali più importanti d'Italia. Il nostro parco è uno dei 8-9 parchi a livello nazionale che ha anche un piano, e quindi cerchiamo di attuarlo, e ultimamente stiamo lavorando sulla prevenzione degli incendi attraverso un sistema di videosorveglianza che sta dando i suoi frutti. Ok. Chiedo se vi sono richieste di intervento. Non ci sono richieste di intervento e quindi dichiaro chiusa l'audizione ringraziando il dottor Francesco Tarantini. Grazie.
del giorno reca l'audizione informale del dottor Francesco Curcio nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'ente parco nazionale della Sila. Cedo quindi la parola per lo svolgimento di una breve relazione. Prego. Grazie. Le signorie loro per essermi presentato in queste condizioni, ma era contingente a un piccolo problemino. Allora, il Parco Nazionale della Sila, io sono stato nominato commissario straordinario di questo parco con decorrenza 24 novembre 2018, rinnovata poi allo scadere dei primi 6 mesi. In questi 6 mesi devo dire che ho trovato all'interno della struttura del parco delle figure professionali di alto profilo che hanno collaborato con me per portare avanti tutta una serie di progetti, alcuni dei quali forse erano diventati un tantino stantii. Abbiamo speso, giusto per dare una cifra, abbiamo chiuso il bilancio 2018 con un'entrata di 8 milioni di euro circa. Li abbiamo spesi tutti, con un piccolo disavanzo che impegneremo nell'anno 2019. Nell'anno 2019 invece abbiamo già in entrata circa 4 milioni, speriamo in verità, perché abbiamo presentato oggi le schede al Ministero, e tra il finanziamento ministeriale di 4 milioni e 2 milioni e 700 mila euro circa che sono già in bilancio, ovviamente di previsione, e credo che arriveremo grosso modo alla cifra dell'anno precedente. Cifre importanti che poi spendiamo sul territorio, spendiamo su una serie di progetti e quindi con una ricaduta positiva in termini di occupazione, non un'occupazione diretta ma un'occupazione indiretta, nel senso che se portiamo avanti dei progetti e spendiamo tutte queste somme ci sarà qualcuno che dovrà lavorare sui progetti e quindi c'è una ricaduta certamente in questi termini, così come c'è per tutto quello che facciamo una ricaduta in termini di aumento del turismo, ovviamente parliamo di turismo sostenibile, e tutto ciò che si fa all'interno del parco, se non è sostenibile, non lo facciamo fare. O quantomeno poniamo dei paletti. Mi riferisco per esempio ad una recente diatriba che è venuta fuori tra il parco e un'organizzazione, un'associazione che ha voluto fare uno spettacolo musicale su una delle vette, non la più alta, ma una delle vette importanti che ci sono all'interno del parco. Dopo un tira e molla abbiamo detto va bene, fatelo, vi veniamo a misurare i decibel, se li superate noi vi denunciamo, giusto per chiarire i termini di quello che potete o non potete fare, perché non potete pensare di fare tutto. Così come abbiamo avuto problemi con un'altra associazione che ha fatto un motoraduno, abbiamo detto a queste persone: voi volete fare il motoraduno? Bene, fatelo, ma fuori dai sentieri, fuori dallo sterrato. Se vi troviamo all'interno del territorio dei sentieri sterrati, vi blocchiamo la manifestazione. Cioè, questo per dire che siamo attenti e accorti a tutte le problematiche che potrebbero creare problemi alla fauna, alla flora, agli ecosistemi. Noi abbiamo un parco che ha una biodiversità che ci invidiano tutti. È uno dei tre grossi parchi regionali della regione Calabria, forse per tirare un po' l'acqua al mio mulino, devo dire che il Parco Nazionale della Sila
in termini di biodiversità è assolutamente superiore agli altri due, che non me ne vogliano il Parco del Pollino e quello dell'Aspromonte, con i quali andiamo assolutamente d'accordo. Cosa dire, sono 74.000 ettari come parco, come territorio del parco, all'interno del quale ci sono 19 comuni che, raggruppati all'interno ovviamente della loro comunità, danno una notevole mano al parco per quelli che sono i desiderata dei loro cittadini. Io ho sempre detto alla comunità del parco: fateci pervenire quelli che sono i desiderata dei cittadini, perché noi siamo qui anche per ascoltare, o se volete fondamentalmente per ascoltare quello che proviene dal territorio. Non vogliamo scavalcare nessuno, né vogliamo imporre assolutamente nulla, vogliamo fare le cose nel rispetto fondamentalmente dell'ambiente, però fateci avere proposte da parte dei cittadini, da parte dei sindaci, con i quali a volte forse qualche difficoltà di dialogo ce l'abbiamo, ma più che di dialogo abbiamo qualche difficoltà a portare avanti progetti che facciamo con cofinanziamento da parte dei comuni, e a volte i comuni, seppure sono disponibili nella fase del primo approccio, dopo un po' dice: ma abbiamo finito i soldi, non sappiamo come fare. Io con qualche comune ho avuto seri problemi di dialogo, tant'è che ho dovuto revocare alcuni finanziamenti, ma hanno capito il motivo per cui li revocavo, quindi non c'è stato un grosso attrito. E alcuni comuni avevano ricevuto finanziamenti nel 2007, 12 anni fa, e non avevano rendicontato un centesimo. Ho detto: signori miei, io questi soldi me li riprendo a fine marzo, perché devo giustificare il perché questi soldi non vengono spesi. Me li riprendo e li spalmo e li do ai comuni che sono più virtuosi. Evidentemente non hanno creduto a questa mia, tra virgolette, minaccia. Siamo arrivati al 1° di aprile, vi ho mandato la lettera, ho detto: signori miei, i soldi me li sono ripresi, non ci contate più, li darò a chi li sa spendere. E però queste cose, insomma, forse qualche piccolo problemino poi me lo creano, ma quando poi con i sindaci discuto capiscono che tutto sommato il parco stava dalla parte della ragione. Allora, Cortellazzo, prego. Grazie. Siccome ho ascoltato attentamente il dottor Curcio, forse ho capito male io. Rispetto alle entrate e le uscite, c'è un avanzo o un disavanzo? C'è un avanzo per il parco. Circa... No, perché avevo capito disavanzo che impegniamo nel 2019. No, un avanzo. Abbiamo 700.000 euro da spalmare per il 2019. Brevissima, intanto non interesserà i colleghi, ma sono reduce da domenica una visita sul parco della Sila, proprio alla sede del parco, dove c'è un centro molto bello. Le volevo chiedere qual è lo stato dell'arte della pianificazione del parco, solo questa domanda, cioè se il piano è stato approvato. Allora, il piano è ancora giace alla regione, seppure io sto pressando, ho continuato a pressare e fermo proprio in un cassetto, non so in quale cassetto, appena sono riuscito a trovare la persona giusta con la quale interloquire, ho detto: beh, apri sto cassetto e approva sto piano. In verità lo hanno ripreso e ci hanno chiesto dei piccoli aggiornamenti, alcune notizie in più che forse gli mancavano, gliele abbiamo mandate un paio di mesi fa. Speriamo di poter ottenere a breve una chiusura del piano. Braga? Ok, a posto così, non ci sono altri interventi, quindi ringrazio il professor Francesco Curcio e dichiaro chiusa l'audizione.
Dottore, scusi. Il professore poi si incavola. Grazie mille. Posizione informale della dottoressa Donatella Bianchi nell'ambito della proposta di nomina presidente dell'ente Parco Nazionale delle Cinque Terre. Le cedo quindi la parola per lo svolgimento di una breve relazione. Prego. Permettetemi intanto di ringraziare tutti voi per questo tempo che mi avete voluto dedicare. Naturalmente il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per la fiducia accordatami. Vorrei ringraziare però anche quanti in maniera assolutamente trasversale, e questo è stato probabilmente l'elemento che più mi ha spinto ad accettare questa proposta, hanno sostenuto e sollecitato la mia candidatura, facendomi superare anche quelle riserve iniziali che in qualche modo potevo avvertire, considerato comunque l'impegno che svolgo, il ruolo che svolgo al WWF Italia, ma soprattutto i miei impegni professionali per la RAI. Mi sono sentita talmente responsabilizzata rispetto al territorio che amo di più in assoluto, perché lì sono nata e che sento profondamente, che non ho potuto sottrarmi ad una richiesta così calorosa. E ho ritenuto di mettere a disposizione quelle esperienze, quelle competenze che nel corso di questi anni ero riuscita ad acquisire e a maturare grazie al mio lavoro e all'attività di volontariato. Il mio percorso professionale, sono una giornalista, inizia al secolo XIX, quindi muovo i primi passi proprio nella mia Liguria, sempre mossa da una grande passione per la divulgazione che mi porta poi in RAI, alla guida di quello che è diventato un po' un programma storico di RAI 1, che è Linea Blu. Un programma che vede al centro la valorizzazione e la divulgazione delle storie di mare, e non solo, soprattutto del territorio nazionale in uno scenario però mediterraneo. Sono giornalista professionista dal 4 settembre del 97, quando veniva istituita l'area marina protetta di Punta Mesco, e dal 13 giugno 2014 sono presidente del WWF Italia. Consentitemi di dire anche che sono particolarmente felice di assistere oggi e di vivere oggi, naturalmente ben al di là del mio nome e della mia persona, un momento importante per i parchi. Finalmente si sblocca, mi auguro, una situazione molto delicata nel complesso, come quella delle nomine dei presidenti dei parchi nazionali. L'auspicio è che dunque si apra una nuova stagione che veda i parchi nazionali ritornare ad una ordinarietà di gestione, che è il presupposto di qualunque strategia si voglia attuare, anche per realizzare attività concrete e sinergie essenziali per la conservazione naturale del Paese. Riguardo al Parco Nazionale delle Cinque Terre, ovviamente non ho la presunzione di parlarvi di quelle che potranno essere le mie attività e le mie iniziative. Non mi presento con proposte operative, perché ritengo che queste vadano viste dall'interno, condivise con la comunità del parco, condivise con gli operatori stessi del parco, con gli uffici, tarate anche sulla base di quelle che sono le risorse disponibili e quelle attivabili. Oggi mi sento di dire che ho ben chiari alcune questioni prioritarie, ma soprattutto alcuni concetti dai quali mi piace partire. Presidente, veramente vado molto velocemente. Ruolo del Parco Nazionale delle Cinque Terre, anche patrimonio UNESCO, patrimonio mondiale dell'umanità. Anche in questo senso il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha una responsabilità immensa, con la finalità di questo parco, che è quella di recuperare e conservare
la testimonianza di grandi valori architettonici, storici, culturali, paesaggistici e ambientali. Diciamo che quello forse non è il parco più importante per la biodiversità, non c'è l'orso e non c'è il lupo nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, ma c'è una storia centenaria che ha visto l'uomo condividere e vivere in armonia con la natura, anche portando un contributo importante per quello che è la sicurezza del territorio. L'abbandono, lo spopolamento ha in qualche modo minacciato quel luogo straordinario e è dovere anche del Parco Nazionale naturalmente creare i presupposti e le condizioni perché si ritorni a quelle che sono le antiche attività che garantiscano la tenuta e la conservazione di questo straordinario territorio. Dopo una fase storica in cui il Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato il simbolo per molto tempo anche di quelle che potevano essere iniziative di marketing, un ruolo che poi ha perso, probabilmente oggi bisogna ripartire proprio dal senso di quel Parco Nazionale per riportarlo e ricondividerlo ancora con tutte le persone che operano all'interno di quel territorio e sviluppare tutte le sinergie possibili perché l'economia sia un'economia sostenibile, forte, anche rappresentativa però di questi principi. C'è un tema di ordine, ovviamente l'ordine è quello che verrà riportato in tutti i nostri parchi nazionali che avranno i presidenti, proprio perché una gestione lo consentirà. L'ordine che è necessario perché le cose funzionino e perché sia garantita la sicurezza alle persone, ma soprattutto alla natura. C'è una pressione turistica che naturalmente va gestita, sono tutte iniziative e sono tutti temi cruciali ai quali naturalmente io mi dedicherò. Voglio concludere però con Pelagos, è una parola magica, Pelagos nasce esattamente quando viene istituito il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Parco Nazionale è un'area marina protetta. E naturalmente io dedicherò molta attenzione a quest'area marina protetta, mi piacerebbe che diventasse anche il catalizzatore di nuove idee progettuali che possano essere messe in rete con tutte le altre aree marine protette incluse all'interno del Santuario dei Cetacei e che da lì possano partire dunque iniziative importanti perché questo venga a tutti gli effetti riconosciuto un parco nazionale marino e terrestre. Questo, signor Presidente, mi sentivo di dirvi in questo senso e con tutta l'entusiasmo, l'energia e la disponibilità che posso mettere al servizio del futuro della mia terra, di casa mia e del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Ok, se, chiedo se vi sono richieste di intervento. Di Polito, prego. Sì, grazie Presidente. Buonasera dottoressa Bianchi, volevo fare una domanda collegata al ruolo di presidente WWF al quale faceva riferimento all'inizio della sua introduzione. In questi giorni il WWF sta sponsorizzando una iniziativa del cantante Jovanotti che utilizza come palcoscenico le spiagge. Questo provoca una serie di problemi di sostenibilità ambientale. Abbiamo avuto perché anche... sono anche in aree protette alcune zone del concerto. Vabbè, io lascerei parlare. Se mi fate concludere, abbiamo delle indicazioni che sono arrivate dall'ISPRA che questo tipo di iniziativa danneggia le spiagge dove ci sono le dune, danneggia le nidificazioni dei fretini, danneggia i luoghi dove vi sono insediamenti della tartaruga carretta. La domanda è, quando diventerà presidente del Parco delle Cinque Terre, dobbiamo aspettarci iniziative di questo tipo anche nel parco? Consentitemi, rispondo molto velocemente. È la seconda volta che ci capita in audizione di presentarci per un tema e avere invece. No, ma ci mancherebbe. Ed essere sollecitati su un altro punto. Io vorrei dire una volta per tutte che il WWF è assolutamente disponibile a venire in aula e a chiarire la posizione e tutto il lavoro che è stato fatto a monte e durante l'organizzazione di questo tour.
È chiaro che però questo è un incontro che richiede tempo e anche un certo tipo di approfondimento. Mi spiace dover denunciare costantemente una certa disinformazione. Io non ho ancora letto il rapporto di Ispra, ma non sono presenti dune, se ci riferiamo a Roccella Ionica, così come nessuna delle tappe insiste in un parco o in un'area protetta. Questo mi spiace, per questo dati oggettivi alla mano credo sia opportuno, visto che il tema è così sentito da tutti voi, magari convocare un'audizione che veda al centro naturalmente questo tema, che potremmo assolutamente approfondire nei termini che riterrete più opportuni. Certamente alle Cinque Terre non è previsto, quindi io oggi sono qui per rispondervi su questo. Ok, voglio ricordare che comunque noi non possiamo fare interventi che possano incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati. Braga? Sì, grazie Presidente, ma intanto questo suo intervento forse avrebbe dovuto farlo prima, quando un collega del suo gruppo stava ponendo una domanda del tutto inappropriata, dando prova, diciamo, di una diseducazione istituzionale, di cui io mi scuso per qualche vale, verso la dottoressa Bianchi che abbiamo in audizione su tutt'altra materia. Mi dispiace molto che lei non abbia ritenuto di richiamare ed esercitare il suo ruolo di Presidente, ma stando al merito dell'audizione, le vorrei solo sottoporre una questione. Ovviamente, diciamo, sul suo profilo, le sue competenze e la dedizione, mi viene da dire, dedicata una vita intera sui temi ambientali e naturalistici, non c'è molto da Claudia, scusi, ci hanno chiamato dall'aula che dobbiamo chiudere perché è iniziata l'aula, quindi mi io ti chiedo Chiara, proprio comunque, sì, Chiara, scusa, sarò breve. Sbaglio sempre, di sarò fare breve. Una cosa proprio veloce perché ci hanno richiamato dall'aula. Se non avessimo consentito interventi non propri, puoi avrei potuto fare le domande passo la parola che potevo alla fare. Certo, la domanda che le volevo fare è il contesto specifico del Parco delle Cinque Terre, a differenza di molti altri, è un contesto fortemente antropizzato, dove la presenza ambientale naturalistica si incrocia con una presenza. Crede che questo possa essere, come dire, un elemento anche da analizzare in maniera particolare, costruendo un rapporto con le comunità del parco? Guarda, hanno sospeso adesso la commissione, quindi puoi continuare. Sì, perché ci sono altre commissioni, ci stanno dicendo che sono nella stessa situazione, allora hanno sospeso aula adesso. Quindi puoi continuare, Chiara. Gagliardi? Io lascerei la parola alla collega Braga, vorrei che terminasse la domanda, perché mi sembrava che fosse comunque una cosa molto... Mi scuso, ma ho riferito quello che ci hanno portato dall'aula, quindi non... Gagliardi, non incido io sui lavori dell'aula, però magari potessi incidere. Prego, Gagliardi. Grazie Presidente. Io. Ma io vado molto velocemente. Io sono rientrata per voi, sono stata avvisata ieri pomeriggio di questa audizione, ero fuori per lavoro, per io cui sarò, non c'è la mia massima disponibilità. No, Presidente. Ma comunque l'aula è sospesa, in caso appena riprende interrompiamo e proseguiamo dopo cena con sempre con la... E ha finita l'aula per proseguire con l'audizione. Però scusate, è sospesa, continuiamo, che magari finiamo anche prima che riprenda l'aula, no? Lo so, infatti è brutto. No, Gagliardi. Sarò velocissima. Io semplicemente volevo ringraziare la dottoressa Bianchi perché ha messo a disposizione del nostro territorio le sue competenze. Sono sicura che farà un ottimo lavoro perché conosce così bene il territorio. Lei ha detto casa mia. Sa quanto è fragile, sa quali sono le criticità, sa però anche altrettanto quante potenzialità ci sono e quindi con tutte le cautele del caso quanto quel territorio ancora possa crescere e possa migliorare, soprattutto
dal punto di vista manutentivo e dal punto di vista appunto dell'attenzione all'ambiente e al territorio. Io quindi naturalmente le volevo augurare buon lavoro e al tempo stesso anche un po' in modo egoistico chiederle intanto di iniziare comunque a lavorare per il nostro parco in attesa che poi la nomina avverrà ufficialmente, così che appena insediata potremo vedere e toccare con mano i primi risultati concreti. E poi ancora proprio un attimo, perché l'intervento del collega mi ha stupito in questo contesto dove effettivamente la dottoressa Bianchi era stata invitata per un altro motivo, e soprattutto mi ha stupito perché il collega evidentemente non conosce le Cinque Terre, perché chiedere se le stesse iniziative che sono state in questi giorni oggetto di alcune attività musicali di Giovannotti, pensare che queste stesse iniziative possano essere svolte nel Parco Nazionale delle Cinque Terre significa appunto non conoscere il territorio, e pertanto credo che l'intervento sia stato un intervento strumentale. Vorrei che anche la Presidenza lo stigmatizzasse. Grazie. Già fatto. Sì, volevo ringraziare la dottoressa Bianchi e sottolineare che grazie a lei abbiamo un presidente di parco donna, che è una innovazione totale per questo paese. Fortunatamente abbiamo una donna competente, appassionata. È stata mia collega di presidenza quando io ero presidente della Lega Ambiente, e posso testimoniare che la dottoressa Bianchi è davvero una buona notizia per il mondo dei parchi. Credo e spero che li guiderà un po' tutti verso l'innovazione, un nuovo modo di intendere anche la difesa della biodiversità. Sull'episodio di prima apprezzo la compostezza della dottoressa Bianchi, dico, perché ero testimone, che nella scorsa audizione i rappresentanti del WWF avevano già dato tutta la loro piena disponibilità ad essere auditi su questo tema. Grazie. Guarda, una breve replica, perché ci hanno chiamato che stanno aspettando solo noi per riaprire l'aula. Prego, generoso. Niente, io... Scusa. Io volevo chiedere, così come abbiamo fatto con gli altri candidati... Guarda, dobbiamo chiudere, ci chiamano dall'aula. Proprio 20 secondi. Una precisazione, il WWF non supporta il Gioia Beach Party, ma lui ha aderito alla nostra campagna. Ovviamente l'uomo è al centro del Parco Nazionale delle Cinque Terre, e quindi sarà il mio impegno soprattutto supportare questa presenza dell'uomo. Senza l'uomo le Cinque Terre non avrebbero più motivo d'esistere. Ringrazio l'onorevole Gagliardi. Naturalmente la sentieristica è quella che consente all'uomo di muoversi, lo ha fatto sempre nel tempo, è proprio quella la mobilità a cui noi guardiamo con particolare attenzione. Grazie. Ok, dichiaro sospesa la commissione in attesa di avere un accordo per le votazioni dopo i lavori di aula. Grazie.